Che emozioni anche stasera, reazione a catena, ragazzi. Come vi sentite, Simone? È stata dura questa volta, è stata una faticaccia. Va bene. Mettete le cuffie adesso perché dobbiamo concentrarci sull'ultima catena, quindi le emozioni proseguono. Caro Marco, vi senti bene? Ti sento. Simone? Ti sento. E Mario? Sì, Marco. In bocca al lupo, difendiamo questi 140.000 euro, entri l'ultima catena. Allora Marco, tornare, S0. Marco. Gioco il jolly. Allora, tornare S.O. Zero. Viene sotto zero. Tornare sotto? È sotto zero. Fare rifarsi sotto. Zero, so... Somma tornare... zero. Marco. Sotto. Sotto zero, ad esempio, una temperatura glaciale. Tornare sotto, anche se forse è meglio rifarsi sotto, cioè rifarsi avanti. Ritornare alla tappa. Vediamo se è sotto. Purtroppo non è sotto. Arriva un'altra lettera. Tornare, S-O-P, zero. Sopra lo zero, tornare sopra, soppresso, sopportato. Marco? Sopra? Sopra zero, la temperatura sì, un po' più 5 calda. 5 gradi sopra zero. Esatto. E tornare sopra un argomento. Ok, superato l'ostacolo. Andiamo da Simone con zero. S colore. Simone. Devo giocare un altro jolly. Ok. 0SP. Spaccato. Colore. Zero spaccato e credo abito spaccato che dopo lo vedo l'unica cosa che mi viene in mente. Spazio zero. Simone? Diciamo spaccato, si dice zero spaccato. E colore? Magari un abito spaccato è un abito che ha più di un colore, ha un solo colore. Non so. No, non è spaccato. Però c'è il jolly in corso, quindi potete parlare. Zero SPE colore. Lo spezzato, sì. Spezzato? Però zero spezzato non si dice. Zero spese? Colore spesa? Zero Simone. Dico spezzato, sempre un po' per lo stesso motivo di prima, Marco. Allora, la parola è spento. Un colore spento, non brillante, un colore spento. E nell'interruttore c'è l'1 e lo 0. L'1 e lo 0 acceso, spento. Capito? Peccato. Terminati anche i jolly. Forza Mario. Colore. O quadro. Mario. Dico ombra, colore, un'ombra nel quadro è fare appunto delle ombreggiature, ma con colore. Purtroppo non è ombra, non è ombra. Marco, prova tu con colore OL, quadro. Marco? Olio, colore ad olio, quelli ad esempio per dipingere quadro, un olio. Quadro fatto certo, ad olio. Certo, è proprio olio, bene, finalmente, forza Simone, dai, quadro, C, bastone. Dico carota, dare
bastone e carota, e magari esiste un famosissimo quadro con una bella carota nel mezzo. No, ma no, purtroppo non è carota. Allora, Mario, arriva un'altra lettera. Quadro, C-O, bastone. Mario. Provo cornice, un quadro è la sua cornice, il bastone però in cornice non mi suona. Guarda, la parola è comando. Il quadro di comando, per esempio, di un macchinario, è il bastone del comando, lo scettro del potere. Ok. Ancora due ostacoli da superare. Marco, bastone L, casse. Marco? Leggero, sperando che esista un bastone leggero famoso. È con casse, che è plurale. Musica leggera, leggero. Non ce l'ho. No, non è leggero. Simone, ecco un'altra lettera per te. Bastone L-E, casse. Dico legno, il bastone del pastore ad esempio è fatto di legno e le casse di legno dove mettere delle merci. Delle merci, sì, sì, è legno. Questa è la parola, è legno, dai, dai. Allora Mario, proviamo a chiudere al primo colpo, casse a calcio. Mario? Acquisto, un acquisto si paga alle casse, e calcio un acquisto di un giocatore. Nel calciomercato, per esempio. Però non è acquisto. Marco? Casse, A-C, calcio. Marco? No, non ce l'ho, Marco. Allora, delle casse d'acqua. Delle casse d'acqua e nell'acqua c'è il calcio. C'è il calcio. Meno ce n'è e meglio è. Allora, molto faticosa quest'ultima catena. Ma abbiamo conservato 274 euro. Si parte da qui per l'ultima parola. È lo scopo del gioco, trovare l'ultima parola. I campioni ci riprovano partendo da calcio. Giochiamo insieme, Partendo da calcio, PI, O finale e il terzo elemento. Allora, il calcio inteso... È la base di... Dipende. Qualcosa. Allora, il calcio inteso come sport, cosa ci può essere nel calcio inteso come sport? C'è il campo, c'è il campo, c'è l'arbitro, ci sono le squadre, i giocatori, i ruoli, portiere, difensore, centrocampista, c'è qualche ruolo particolare? Sto pensando. Dare un calcio a qualcosa? Sì, okay, Il calcio inteso anche come elemento, anche se era inteso prima come elemento, però... Continuiamo a pensarci. In generale, un piccolo calcio, Il calcio è anche la parte posteriore di un'arma, che è in legno. Ah, sì? È il calcio del fucile, sì. Ok, che è l'impugnatura, quindi. Esatto. Il calcio... Quindi non è piantato, non è piccolo. Calcio piantato, non mi piace. Calcio piccolo. Il calcio... calcio... Simo, che cosa ti viene in mente oltre allo sport? Non so, solo questi due, sport e l'impugnatura e vabbè. Calcio... Come qualche modo di dire, dare un calcio a... Un calcio al passato. Sì. Scrivere in calce, non in calcio. No, calcio... Calcio... Cosa ci può essere?
che movimento si fa quando si dà un calcio? Si prende la carica? Prendere calci. Calcio di punizione, un calcio piazzato. Sì, bravo, piazzato. Bravo. Un calcio bravo. Piazzato è un calcio da fermo. Sì, sì, calcio. Sì, un corner, una punizione. Se no un calcio. Calcio piantato. Piatto. Piano, piatto. Calcio di piatto. Piomba il gong sulle vostre discussioni. Usando una canzone. Che facciamo? Piazzato è bello. Simone? Proviamo la parola. Proviamo subito? Sì, proviamo la parola piazzato. Togliete le cuffie. Piazzato. Terzo elemento non l'avete richiesto? Non l'abbiamo richiesto perché l'altra parola che abbiamo in testa è piatto. Cioè dare un calcio di piatto quando si dà un calcio con la... con il piede, con l'interno del piede. Quindi comunque avete inteso il calcio come sport. Come sport. Sì, anche se si chiama sport. Gioco del calcio, chiaramente è uno sport. Solo in questo senso l'avete cercato. Abbiamo provato a intenderlo anche in altri modi, però alla fine il calcio piazzato, quindi il tiro da fermo, un calcio di punizione, un calcio dalla bandierina, sì. È stata la parola che ci ha convinto. Certo, calcio piazzato, il calcio di piatto. Certo, il terzo elemento vi avrebbe aiutato. Ma andiamo, lo vedremo dopo, qual è il terzo elemento. Andiamo a scoprire l'ultima parola di stasera del valore di 274 euro. Eccola qua. È proprio calcio piazzato! Bravi, bravi! Il terzo elemento era armadio, tipo piazzato, un armadio, un po' come Mario. Bravi ragazzi, avete preso l'ultima parola. Ti giuro, domani correzione a catena. Ciao!